Quinta puntata di Telerompo sul sesso unico, sul senso unico. Senso unico. Se mi viene sempre Abbiamo quella. sempre il sesso, va. Allora, siamo Sì. davanti al tribunale, Roby. Sì. Questo è un incrocio che è stato fatto da poco, diciamo, no? Sì. Però adesso tutto il traffico verrà giù di qua, Sì. compresi gli autobus che dovranno andare non più a destra, ma andare giù dritti, giusto? Sì. Ecco, guarda questa freccia qua, Roby. Vedi? Vieni a vedere. Sì, questa qua, Questa esatto. corsia, Sì. A con questa freccia, ti indica la svolta obbligatoria a destra. destra, esatto. Quindi se tu ti metti qua, non puoi andare dritto, devi per forza di cose girare a destra. Esatto, eh sì, è Mentre di vero. là, abbiamo una corsia Che gira a sinistra. che gira a sinistra e che va dritto. Sì. Cosa succederà? Che noi con l'autobus dovremo metterci qua. E Sì. quando arriveremo al centro dell'incrocio, basta che uno deve girare a sinistra con la macchina, Si non blocca. riusciremo più a passare. Esatto. E quindi si incugnerà tutto. Quindi questa cosa qua è da fare urgentemente, mettere anche lì una striscia che vada dritta, in maniera che uno può decidere se andare a destra, se vuole andare a destra o andare dritto. Ma una volta ti dico c'era la striscia che andava a sinistra, una che andava via dritta, una che girava a Certo, destra, giusto una volta o no? erano tre corsie Sì, tre qua, corsie, adesso hanno vero ridotto a o no? due, Ecco. però una a destra e quella obbligatoria per andare solo a destra. Sì. Nel caso che Sì. io, per caso così, cambio corsia, prendono anche la multa, hai capito? Esatto. Ah Perché sì, questo qua è è un vero. muro, ti ricordi il famoso muro? Sì. Questo è invalicabile, È quindi qua se sì. io ho la fila delle macchine che devono girare a sinistra, devo aspettare. Poi il massimo della libidine, ma Sì. dopo andiamo a vedere. Adesso andiamo a vedere se hanno messo gli orari, perché Sì. Cerca di ricordare alla gente cosa succederà lunedì. lunedì mattina dalle 5:30, con le prime corriere che Sì. vanno, tutte le corriere che devono andare in stazione a Sant'Andrea non passeranno più per il corso, ma andranno giù dritti per via Duca d'Aosta, via di Manzano e in stazione. Quindi tutti quelli che devono prendere, anche secondo me, devono fare un po' di pubblicità, perché qualcuno magari lunedì mattina si sveglia e aspetta davanti alla provincia per andare in stazione a prendere il treno e l'autobus non passa più di là. È Boh, quello. beh, qualcuno forse li avvisa, insomma, ecco. Ma fate Ma comunque li avvisiamo noi. Quindi goriziani e non, da attenzione. lunedì in poi l'autobus non passerà più in direzione da Montesanto in stazione per il corso. Quindi sappiate che se state lì non lo beccate. Andiamo a vedere se hanno messo gli orari. Esatto, però posso dire un'altra cosa? Dimmi. Al limite io vado a bere al bar Torino. Hai già al bar quello vicino a Girandola? No, o se no. Vado a bere lì, devo andare in stazione. Cosa mi succede? Che da lì Devi devo andare arrivare fino qua. o in tribunale qua, di fronte al Al tribunale, che c'è la tribunale devo fermata di andare. fronte al tribunale, Esatto. o se no lo prenderai in via Duca d'Aosta, Sì, ma nelle va varie fermate che hanno messo, quelle che abbiamo già filmato ieri, bene. nell'edizione numero 4. Ringraziamo sempre le persone Non lo so che io. aiutano gli anziani. Vabbè, Sì, comunque. vabbè. Magari forse domani sul giornale ci sarà anche, ma non tutti comprano il giornale perché anche il giornale costa. Comunque, vabbè, pensavo che magari il sindaco invece di telefonare per la Tari, forse Sì. era Così meglio che avvisava la gente che si cambia. Ecco il notturno che arriva. Guarda che arriva. vediamo com'è che gira. No, ma questo gira comunque ancora, Ah, boh, lo vediamo a meno che gira. gira Lo ancora. vediamo per l'ultima volta, Aspetta che no? gli chiediamo se si ricorda Sì. del lunedì di girare. Vediamo. Oh, Giulio Autista, buonasera. Ma è vero che da lunedì si cambia giro? Così dicono, Di quindi. adesso averti No, ho proprio. letto l'ordine del servizio oggi, ma Sì. quindi in pratica invece di girare a destra andiamo via dritti? Boh, Così dicono. ma ce la faremo a questo incrocio? Non sarà un po'. Come era in marzo? Eh? Sulle terrazze ce la farei. Ce la faremo? Ciao. Vabbè, teniamo duro, dai. Vabbè. Ma cosa ne penserà la gente? Sarà un po' arrabbiata? Chi lo sa, boh. Ma tu che sei autista di vecchia data, passare in mezzo alle macchine, come sarà? Sarà divertente, specchietti e portiere. Compagnia bella. Vabbè, buon notturno ragazzo, Sento, buon buon divertimento. lavoro. Ciao, Ciao, grazie. ciao. Ciao, Vuoi ciao. salutare la tua bella signora? Prossima volta. Va bene. Eccoci qua. Sì. Chiudiamo e andiamo a vedere gli orari. Va bene, perfetto. Telerompo. Vai. Quelli della notte, che non dormono mai ma Sì. lavorano, sono venuti a verificare se in questa fermata, davanti all'autoscuola, c'è il palo con gli orari. Perché voi pensate che un comune mortale che lunedì deve andare a prendere il treno o che deve andare a lavorare, dovrà sapere a che ora passa l'autobus, visto che sono spostati. Però qua non c'è né il palo, Roby, e No, nemmeno gli orari. non c'è niente, c'è solo la scritta. Solo la fermata bus. Sì. Abbiamo avuto la conferma che da lunedì si parte, perché anche il collega ha Sì, hai. dichiarato che lunedì si parte, però qua non vedo. Allora, o li mettono domani mattina,
Ma non credo che di domenica si mettano a mettere i pali, No, orari, non credo cose molto. del genere. Ecco, mi sembra strano che non sia già stato fatto il lavoro, insomma, visto che comunque sono già 2 o 3 giorni che si parlava di questo problema Sì. degli autobus, no? Andiamo a vedere le prossime fermate se hanno messo almeno lì. E Andiamo a dopodiché vedere. torniamo in corso e parliamo ancora due o tre problemini del senso unico. Te le Ok. rompo. Senti, puoi andare a vedere un attimo l'orario che Sì, adesso devo. ti dico che ora. Allora, qua c'è un palo che potrebbero usarlo per mettere gli orari, però Sì. qua gli orari non ci sono, Roby. No, qua non c'è Allora, a niente. che ora veniamo domattina, lunedì mattina a prendere l'autobus? Non so, non si sa che ora. A che Alle ora? 7. Sette, Meglio venire decine. un'ora prima, va, per non Sì, sbagliare. aspettiamo un'ora, un'ora e mezza. Esatto, tanto non c'è problema. Portiamo la colazione a Sì, letto. tranquilla. Oh, comunque questo palo potrebbero utilizzarlo per mettere gli orari. Anche questa fermata qua, Sì. c'è di fronte al civico 199 lì in giro, in Sì. pratica, che è davanti alla natura, sì. Non ci sono gli orari neanche qua, Roby. Ma questo mi preoccupa un poco, perché torno a ripetere. Cioè, si sapeva già che come hanno avuto il tempo di fare le righe, potevano anche mettere fuori le tabelle, no? Sì, Cosa dici tu? automaticamente sì, per Andiamo a forza. vedere ancora l'ultima fermata, prima Forse di che c'è la rientrare. prova, no? Sai che c'è quella della prova? Cosa hanno detto? Un anno di prova? Va. Sì, tutto quello che vuoi, però uno che deve andare a lavorare, che deve andare a Sì. scuola, che deve andare a fare qualcosa, deve sapere a che ora deve venire qua a prendere questo Sto autobus. Metti autobus, che è io lavoro a chiaro? Sant'Andrea e abito qua. Non vado più a prenderlo lì a San Giusto, vengo qua. E a che ora passa l'autobus? Boh. Di solito passano i 10 minuti, però insomma non è che uno deve diventare scemo, dai. Andiamo a vedere via Esatto. di Manzano se hanno messo il palo e Ok. dopodiché andiamo in corso. Ok, perfetto. Te le Vai, ma qua dove lo mettono? rompo. Qua in via di Sull'albero? Manzano, no, metteranno quelle stampelle provvisorie, capito? Ah, sì. Che poi magari con la bora si ribaltano, Sì. speriamo di no. Quindi anche in via di Manzano non ci sono orari e Niente. quindi invitiamo la gente magari a mantenere gli orari vecchi, diciamo delle altre fermate, e di venire qualche minuto prima in maniera che non restano a piedi, perché se qualcuno deve andare a lavorare a Sant'Andrea, per esempio, qua dovrà venire, insomma, no? È logico. Sarebbe da vedere se hanno soppresso le fermate là. Andiamo a vedere là, Roby. Andiamo a vedere Andiamo a anche. vedere a San Però ti Giusto. devo dire anche un'altra cosa, anche quelli che devono andare in ospedale, no? Eh sì, quelli Che che devono andare in partono da, che ospedale. partono su devono fare proprio un giro O scendono veramente. qua, o scendono qua. Una volta Sì. A scendevano lì San Giusto, San Giusto e si poi senza scendeva. attraversare nessuna strada andavano Sì. giù, poi attraversavano l'ultimo Sì. pezzettino. Adesso dovranno scendere o in stazione o qua. Non ci sono altre alternative. Va Andiamo a bene. vedere se hanno messo le fermate soppresse lì in In corso. corso, ok. E Andiamo? ci troviamo davanti a San Giusto e novella novella Sì. Sì. è arrivata la cartella. Avviso al pubblico, variazione di servizio urbano ed extraurbano, il 25 gennaio questa fermata verrà soppressa. E quindi qua ci sono. E non dicono neanche dove sarà la. No, però qua c'è ancora gli orari. San Giusto, linea 1, Sant'Andrea. No, ma non dicono dove sarà la Sì, dovrebbero scrivere. che la fermata. Fermati, allora. Ecco qua, 9 fermate, via Duca d'Aosta 42, Sì. via Duca d'Aosta 58. Via Duca d'Aosta fronte il parco 119, via Duca d'Aosta fronte 195 e via di Manzano, come abbiamo segnato noi. E Ok. quindi tutte le linee, il notturno, la linea 1, la linea 5, la linea 6 passeranno tutte di là. Ecco, Bene. quindi abbiamo risolto il problema, solo che non hanno messo gli orari di là. Speriamo bene, mi è arrivata una goccia in testa, una roba Sì. che mi ammazza. Bon. Boh, andiamo a fare ancora quel pezzettino là del senso unico, puntata 5. Ok. Chiudi e vai! Vai. Siamo qua, il Sì. segnale c'è già, guarda, il Sì. segnale c'è scritto direzione obbligatoria o dritto a sinistra. E Sì. quindi lunedì mattina, da Sì. quello che ho capito io, tutti quelli che verranno giù di qua per andare in corso non potranno più girare in corso. Non so se lo fanno già lunedì mattina, però il segnale è pronto. Andiamo giù qua, Roby. E quindi la gente arriverà qua, arriverà con la macchina qua. Vedrà che non potrà girare perché probabilmente metteranno una transenna Sì, o per bloccheranno forza. qualcosa. Sarà il vigile anche, no? Sarà anche il vigile Eh sì, eh? sicuramente e li manderà via dritti. Dove li manda? All'incrocio del tribunale. Esatto. E lì ci sarà magari l'autobus, che la linea 1 verrà su di qua e dovrà girare a sinistra. E l'autobus, io quando guido l'autobus, quando Sì. devo girare a sinistra, non è che gli taglio la strada a quelli che vengono da Via Vittorio Veneto, perché se faccio un incidente è colpa mia. Quindi devo aspettare che passino tutti quelli di Via Vittorio Veneto e poi giro io. Di solito un autobus occupa un tempo di un semaforo, Sì. perché quando parte si ferma lì, aspetta tutti quanti, quando parte le altre macchine non riescono a passare, quindi veramente sarà il panico qua. E questi qua, che qualcuno dirà, boh, vado giù per il corso, dovranno per forza di cose andare giù di quel Dovranno semaforo. star là. E quell'incrocio lì, tra
tra via Vittorio Veneto e lì c'è via Duca d'Aosta e via Nazaro Sauro, per me sarà un disastro. Bombe a man. Ah, sicuro. Bombe a man. Sicuro, ecco. Eh? Poi mi hanno detto i taxisti, sì, sì, che non riescono a uscire. Che ieri hanno provato a sistemarsi, sì, e l'autista non riusciva a scendere. Andiamo, ah, a vedere la roba. Però se, hai visto? Hanno inaugurato la pista, guarda. La pista ciclabile. Sì, l'hanno inaugurata. Però? Non so se è stata inaugurata abusivamente. Sì. Perché hanno spostato tutte le strisce pedonali. Ah, non proprio. È che vada bene sto lavoro qua. Così passano, ah, le biciclette e non passano i pedoni. Fatto proprio in maniera, sì, alla, boh, alla Carlona. Probabilmente qualcuno l'ha spostato, non lo so. Dici? Boh. Ma sì, boh, domani metteranno a posto, dai. Vediamo un comunque po'. Comunque lunedì mattina secondo me partiranno già quei lavori, quindi chiuderanno tutto. Vediamo. Laggiù c'è il segnale anche, vedi, divieto di accesso, vedi quello là? Sì. Divieto di transito, quello rosso, quindi in pratica non guarda si può andare giù. Guarda se l'ho inquadrato. Un po' più là, un po' più là. Va bene là. Così? Sì, sì, buon, circa meno quasi. Perfetto, ok. E quindi sarà così. Andiamo, sì, a vedere quella fermata dei famosi taxi. Oh, guarda, intanto hanno già segnato qua. Hanno già qua. Segnato le biciclette, vedi che bello? Sì, perfetto. Allora, biciclette da uomo però hanno messo, A biciclette da uomo, per no? Per condition dovevano mettere una bici da donna. Esatto. Senza stanga, no? Sì, È una da uomo, no? Per condition, no? E invece tutte e due da uomo. Tutti maschiacci. Sì, niente. Comunque, questa qua è ciclabile. Sì. Qua comincia posteggio a pagamento, sono già due macchine qua. Ma il bello della diretta è che sono proprio in mezzo, Sì, sono messe qua. Sì, ma strana la roba, no? Fa un po' impressione, no? Sì, fa impressione. No, ma fa impressione, sì. Aspetta che la filmo così per curiosità, guarda. Sì, sì. C'è ancora specchietto. Sì, c'è ancora. Sì, sì, boh. Però guarda, in mezzo alla strada così. Ci vuole coraggio. Sì, proprio, e guarda. Ecco. E ci mancherebbe solo due macchine di qua. Sarebbe l'ideale. Allora, ecco. Dopo, Robby, qua hanno, sì, fatto il posteggio per i taxi, no? C'è già un taxi qua, Sì, sì, un taxi mio, no? Sì. E ieri mi raccontavano che hanno provato a mettere, sì, qua due macchine. E c'era un taxi davanti. Sì. Oh. Il taxi dietro non poteva uscire. Orpo. Perché col panettone non si può aprire la porta, no? Cioè, sì, non si apre, no? Qua vai a sbattere contro il panettone. Se sei magrolino riesci anche, uno come te ce la fa, io che ho un po' di pancetta non ce la faccio. Quindi chiederei al sindaco, magari, se riesce, sì, lui che ha fisico, spostare il panettone un po' più avanti, metterlo qua. Eh sì, perché lui non è che sia magretto, Lui ha forza, no? Se c'è un... Potremmo farlo noi, Robby, ma dopo... No, è meglio di no. Boh, a parte che pesa. Sì. È pesantino questo, Però dal mio punto di vista, se lo metti in mezzo, come fa a scendere il taxista? Metti quindi che... questo qua va messo qua. Va messo a livello, no? Quinta puntata, sì, chiudiamo, sì, in bellezza, andiamo a nana, Robby. Ok, perfetto. Ma quante puntate faremo su questo senso unico? Mi sa tante, perché, guarda, io lunedì non ci sono. Ai. Però io spero che lunedì, vediamo se riesco a trovare qualcuno che mi vada a filmare. Il panico, la mattina alle 8. Sì, perché lì sarà veramente musica. Da ridere. Sì, perché... Guarda, io mi pare che lavoro pomeriggio, quindi lunedì mattina forse ce la faccio io. Mi mandi, mi dai la delega? Sì, ti do la delega. Oh, 100 euro, Robby, minimo. Vabbè. Grazie mille. Te rompo sempre con voi. Sì. La dama bianca accende l'albero. Eccoci. Abbiamo scoperto che c'è anche il telefono famoso, no? Sì, dei taxi qua in corso. Proviamo a vedere se funziona, perché può darsi che sia una reliquia ancora del tempo di guerra. Oh, funziona. Funziona. Funziona il telefono? Funziona. Però è chiuso. Una volta si accendeva anche la luce qua, ti ricordi che c'era la luce, sì, qua? Si accendeva. Però comunque se... il telefono funziona. È chiaro che è chiuso, no? Se no viene qualcuno si telefona. Si telefona, no? Per conto suo. Sì. Comunque funziona il telefono. Bene. Quindi i taxisti hanno ancora il telefono qua, Robby. Funzionante. Funzionante. Peccato che per venire a rispondere magari hanno sotto le biciclette. Sì. Il soprappensiero magari si mettono lì. Adesso ho capito perché forse hanno messo i taxi vicino al telefono. Vabbè. È per quel motivo lì. Comunque sta suonando, nessun taxista ci risponde, giustamente, perché siamo noi qua. Te le rompo sempre di più.